Corteo rumoroso e coreografico per le strade del centro di Firenze, organizzato in difesa dei piccoli ospedali dal coordinamento dei comitati toscani per l'emergenza sanitaria. Fra cori, balli, musica e cartelli e striscioni contro il presidente della regione Enrico Rossi, hanno sfilato i sindaci e gli amministratori di comuni come Volterra, Prato Vecchio, Pontremoli, Casale, Licciananardi e delegazioni della montagna pistoiese, della Lunigiana, della Valle del Serchio, del Casentino, dell'Isola d'Elba e di altre zone. Presenti anche i sindaci di Discemia Amatrice, che in Sicilia e Lazio stanno affrontando problematiche analoghe. Siamo qua per difendere quella che viene considerata un po' una Toscana di Serie B, che però sono i 4/5 della Toscana. La Toscana che va dall'Elba alla Lunigiana, al Casentino, alla Maremma. Una Toscana dei piccoli ospedali che vogliamo mantenere. Invece si vanno a costruire 4 mega ospedali lungo la fascia dell'Arno, laddove non servono, probabilmente perché ci sono grossi bacini d'utenza elettorali. Ma le rassicurazioni dei mesi scorsi dell'assessore regionale alla salute Luigi Marroni non bastano a sindaci e comitati? Beh, ancora c'è una delibera regionale che parla di riconversione di piccoli ospedali. Finché non sarà cancellata quella delibera andremo avanti.